che la notizia di ieri degli arresti, due arresti per spaccio e detenzioni di armi proprio qui sul Viale, non è la prima volta che accadono situazioni simili. Infatti sono anche abbastanza frequenti le risse o comunque la microcriminalità nella zona. Andiamo un po' a parlare con le persone e a capire cosa ne pensano i residenti, ecco, di ciò che succede qua. Non è la prima volta neanche che veniamo qui sul Viale per documentare queste situazioni, appunto, e oggi parliamo un po' con le persone. Anche oggi parliamo con le persone per capire appunto cosa, insomma, cosa ne pensano, cosa succede, cose di questo genere. Intanto andiamo magari dall'altra parte della strada, così iniziamo a parlare con qualcuno. Sono anche situazioni un po' spiacevoli, insomma, perché non è il massimo, insomma, vivere con situazioni simili, ecco. Buongiorno, siamo di Lecco FM. Possiamo fare due domande? Non Dica. chiediamo soldi, per cui su questo sia tranquillo. No, stiamo sentendo un po' le persone che vivono, che lavorano qui, anche sui recenti fatti di cronaca, visto che proprio ieri hanno arrestato due ragazzi per spaccio e per detenzione di armi, però ogni tanto capitano anche risse in zona. Lei cosa ne pensa? Penso che bisognerebbe avere, dovrebbero mettere un po' più di disciplina quando Li educano. li educano o li fermano o li, insomma, fargli capire un po' il vivere della vita e i valori della I vita. valori, è vero. Ecco, ma secondo lei ci servirebbe anche, non so, più, non dico per forza polizia, ma anche solo più presenza di vigili in zona? Sì, anche però. Sì. No, prego, prego. No, no. Ecco, quando è che insomma, si verificano di più queste risse? È più verso la sera, più verso il giorno? Secondo me verso la sera, no? Ok. Perciò, come le ripeto, magari avere un po' più di rispetto ai valori, i valori delle persone fisiche, dei valori umani, diciamo. Quindi parte tutto insomma Sì, dall'educazione, questo è il discorso, ok. secondo me sì. Grazie mille, Prego. grazie davvero, buona giornata. Ecco, appunto, qua si diceva è l'educazione che sta alla base di tutto, è anche vero questo, perché ma con un'educazione insomma, più presente, magari situazioni del genere non accadrebbero, anche se qua poi non è un malcostume, ma si sfocia proprio nella criminalità come stiamo vedendo, per cui insomma è una situazione un po' difficile. Buongiorno, noi siamo di Lecco FM, non chiediamo soldi, non... ecco, no, possiamo fare due domande veloci, dai, davvero, nessuno, no, chiediamo solo, visto che stiamo parlando un po' della situazione sul viale, dove ogni tanto ci sono risse, ieri ci sono stati due, ah, beh, però vi arrivate da fuori, a posto, allora niente, dai, non vi disturbiamo più, grazie mille, buon lavoro, grazie, grazie. Abbiamo preso anche i lavoratori da fuori che insomma ci sono anche loro, ecco. Intanto stiamo vedendo il viale, appunto. Solitamente ci raccontavano anche in altri video che le risse si svolgono di più verso la parte più in fondo, non nella parte quella della zona dei cappuccini dove eravamo adesso, praticamente la parte in cui ci stiamo avvicinando ci sono appunto più situazioni illecite, spesso di risse, non spessissimo, però comunque accade anche questo in questa zona. Andiamo a chiedere adesso anche ad altri passanti cosa ne pensano. Buongiorno, non chiedo soldi, non... Ah, ok, perfetto. Chiediamo. Buongiorno, siamo di Lecco FM, non chiediamo soldi, non vendiamo niente. Posso chiederle due cose? Ok, nessun problema allora, arrivederci. Salve. Andiamo. Buongiorno,
Posso? Un minuto, due domande. Non chiediamo soldi, non vendiamo nulla. Ma noi stiamo facendo un po' di interviste alle persone che vivono e lavorano sul viale perché ci sono stati dei fatti, delle risse ultimamente. Ieri c'è stato anche l'arresto di due persone per spaccio e per possesso di armi. Ecco, lei è tranquillo in questa zona? Abbastanza. Ottimo, no, meglio, insomma, solo meglio. Quelli sono fenomeni che vanno controllati in loco, ma viale è tranquillo in qualsiasi ora della giornata. Poi in serata ovviamente bisognerebbe alzare un po' il tiro dell'attenzione. Quindi servirebbero magari, non so, più pattuglie, anche solo di vigili? Ma il fenomeno è incontrollabile perché è diffuso in tutte le città, quindi non è che... È una rabbia giovanile che andrebbe curata diversamente. Ok, grazie mille, buona giornata. È vero, anche una rabbia giovanile ci sta, comunque che sì, andrebbe controllata. Buongiorno, posso fare due domande? Velocissimo, niente, ok, nessun problema. Ci mancherebbe, ci sono anche persone che insomma stanno facendo commissioni e sono di fretta. Proviamo ad andare a vedere, no, dall'altra parte c'è già il signore che ci ha evitato come la peste, proviamo a vedere con questo signore che sta arrivando. No, ci evita anche lui come la peste. Buongiorno, posso fare due domande? Non ha tempo? Nessun problema. Torniamo, ecco, eravamo in una vietta laterale, torniamo verso il viale. Ecco, stavamo dicendo appunto che la zona più, come posso dire, la zona in cui ci sono più problematica è quella dall'altra parte rispetto a quella che stiamo inquadrando noi. Noi stiamo inquadrando questa parte così almeno non abbiamo anche il sole in camera. E niente, di solito appunto verso sera ci sono più interventi delle forze dell'ordine anche nella zona più verso il centro, per così dire. Però anche, per esempio, possiamo tornare a farla vedere, anche invece proprio in quel piazzalino che è di fronte alla chiesa ogni tanto capitano risse o situazioni del genere. Direi che possiamo andare a farvi vedere la zona e poi diamo la linea anche alla consueta programmazione, perché giustamente comunque vi mostriamo anche un po' cosa succede sul viale, cosa succede in queste zone, anche perché ci sono proprio due anime. L'anima di giorno, cui vediamo, è tranquilla, è comunque, si sta bene tranquillamente, ma c'è anche il momento serale dove appunto ci sono situazioni più spiacevoli, troppo spesso situazioni anche criminali. Ecco, questo è appunto il piazzale dove poi lo possiamo far vedere, dove poi ogni tanto insomma ci sono anche diverbi, mettiamola così, più accesi. Direi che per ora è tutto e continueremo a parlare dell'argomento, ovviamente, sempre qui sull'Ecco FM.